Aspetta, mettetelo bello diritto, un po' storto. Questa distanza come la valutiamo? Un piede. Ah, sì, più o meno così, non metterlo troppo sotto. Sì. Ma anche mezzo piede, l'importante è non metterlo troppo sotto, sennò poi non appunto, ci si trova. Il piede è escluso questo, naturalmente. Sì, vero? Sì, ecco. Sì. No, perché ha avuto una discussione di recente. Ma no, quello si può mettere pure qui, non è un problema. No. Poi va a finire che non bastano le tacche. No, per... perché una delle bambine è lunga e non ci sta. E allora... Allora, ascoltatemi adesso, mettetevi tutti dietro, così iniziamo a discutere un po' sui blocchi. Oggi lo so che siete meno reattivi, però dobbiamo... Potevamo restare qua. Voi vi siete subito spaventati. Allora, ascoltate, riprendiamo un pochino il discorso di stamattina. Segnale della natura. Partire dei blocchi, dopo aver fatto un lavoro di preparazione, che è quello che ho fatto vedere un pochino stamattina. Fondamentalmente, che dobbiamo fare? Intanto dobbiamo affrontare il discorso dei fermapiedi, dell'inclinazione dei fermapiedi, vedete? I fermapiedi possono essere inclinati, però più sono inclinati verso avanti, più fanno sbilanciare il corpo verso avanti. Più si è sbilanciati verso avanti, più poi bisogna avere una grande forza nelle gambe per proiettare il corpo con un angolo molto chiuso rispetto al terreno. Per cui, per la finalità che serve a noi, i blocchi vanno tenuti il più basso possibile. È chiaro questo? Perché vedete, c'è un angolo di proiezione, cioè se io sto così, il mio angolo di proiezione è questo, guardate, e sono già molto inclinato. Se io metto il blocco qui, devo caricare ancora di più. Dov'è il mio angolo di proiezione? Guardate. Praticamente succede che il corpo è già troppo sbilanciato in avanti e i ragazzi praticamente invece di accelerare cadono sul primo appoggio e viene meno l'efficacia di avere i blocchi. Quindi la cosa più importante è tenere i fermapiedi nella posizione base. L'altra cosa importante per iniziare a lavorare, per trovare la distanza dei due fermapiedi dalla linea di partenza, si parte con una misura empirica. A ogni ragazzo con i propri piedi, con le proprie scarpette, misura due piedi dal primo blocco, quindi ok, uno, due, prende il fermapiede e lo mette più o meno, ok? L'altro un piede in più, uno, due e tre. Questa è una misura empirica che può andare più o meno bene per tutti. Poi, a furia di provare, si modificano leggermente queste posizioni. Si porta poco poco più avanti uno, si arretra poco poco l'altro, fino a quando si trova una posizione giusta per far accelerare. Però, fermapiedi in posizione base, il meno inclinati possibile, e... quindi adesso 5 persone che si iniziano a sistemare i blocchi con i propri piedi. Dai, forza! Ognuno se lo piazza, dai! Chiaramente dovete anche scegliere qual è il piede che va avanti, vedete? Io ho la... Non so, vada al contrario. Eh sì. Cioè, il piede anteriore e il piede posteriore li dovete invertire. Noi li abbiamo messi a caso qui, quindi... Due piedi e tre piedi, capito? Piedi, da qua, da qua uno, o arriva fino da questa linea. Ok, sì, la punta del piede. Però dalla linea di vedi, parti preciso, da qui, no? Da qui, da dentro, no? Da dove metti le mani? Da qui. Preciso. Due piedi deve toccare qua. Esatto, è freddo. Poi vi darò altre coordinate, però fondamentalmente per iniziare a provare allora mettetevi dietro i blocchi, adesso mi dovete seguire però perché sennò
perdiamo il filo del lavoro. Chi deve provare si mette dietro i blocchi, dai, così, in piedi dietro i blocchi. Perfetto. Allora, io penso che vi dovete mettere tutti da una parte o dall'altra, se no io non so con chi parlare, ve lo dico. Quindi, o tutti lì, o tutti qui, l'importante è che io so con chi devo parlare, se no impazzisco. Scusatemi, sono rimasta qua, perdonatemi. Che fai? Allora, do un po' di informazioni a lui. Intanto per mettersi sui blocchi, per mettersi sui blocchi bisogna venire avanti, vieni avanti, poggiare le mani a terra, ok? Poggiare prima il blocco anteriore, così proprio, poi man mano ci si riaccartoccia e si prova il blocco, ok? Si mettono le mani dietro la linea. Quindi questa è la routine, che normalmente i ragazzi mettiti sui blocchi. Sì, si mettono prima i blocchi e poi si sbattono per terra. Ma c'è un motivo, perché così uno inizia a sentire i blocchi, a caricarli, capite? A sentire un po' quali sono le posizioni. La punta del piede tocca. Quindi, adesso mettiti, poi iniziamo a dire un po' di cose. Due, perfetto. Metti le mani. Allora, braccia distese, un po' più larghe delle spalle. Le spalle devono essere perpendicolari alla linea di appoggio, ok? La cosa importante è quando si va su... Ascoltatemi però, vi chiedo scusa perché sennò non ci arriviamo, Quando lui va sul fronti, la cosa importante è arretrare bene il piede sul blocco, quindi il bacino va su ma i talloni arretrano, ok? Va bene? Altezza e bacino. Tiro la partenza. Via. Va bene? Allora adesso una alla volta si parte. Vai, vai tu. Delle spalle, un pochino più alto delle spalle. Routine, vai più avanti, vai più. Che ho detto? No, prima il blocco anteriore. Prima le mani oltre la linea. Allunga la. Oh, lo metti bene e lo senti. Poi man mano ti carichi, metti l'altro. Perfetto. Molla. Metti le mani, adesso quando ti do il pronto devi salire col bacino e arretrare bene tutto il piede sul blocco, d'accordo? Pronti? Più in alto? Via! Perfetto, dai, forza un altro. Quello che voi dovete verificare è che dovete avere la sensazione che il piede sta ben poggiato ed imprime pressione sul blocco, sia quello anteriore che quello posteriore. A tempo stretto sta partenza, Sì. Spalle orizzontali, verticali, pronti, via! Ok, dai, adesso aggiustiamo, Andiamo a vedere e aggiustiamo. Comunque ci siamo, Tu quanto hai messo? 2-3? Sì. Vai giù, vai giù. Oh, devi stare giù, quando ti dico giù, con ginocchio a terra. Oh, le mani non accelerano. Spalle avanti. Qua, perfetto. Quando ti dico pronti, eleva il bacino e arretra i talloni. Vai, pronti? Via. Ma devi spingere, Forza. C'è qualcun altro che vuol provare oltre a loro? Arrivo. No, gli altri. Casomai trovate uno che si trova con la vostra distanza, più o meno andate, capito? Vieni qua, fai venire tutta. Prova da divertente. È una brutta sensazione. Brutta sensazione. Che è la prima volta.